Le fragilità territoriali sono un problema estremamente rilevante nel nostro paese. L'Italia è un paese fragile, sono fragili le aree costiere in difficoltà, le aree interne in crisi e in spopolamento, ma anche le grandi periferie urbane. Sono fragili le aree sismiche, naturalmente, le aree a rischio idrogeologico, ma sono fragili anche quelle aree che nel corso del tempo hanno modificato il loro modello di sviluppo. Allora, com'è possibile contrastare questa fragilità? Com'è possibile rendere i territori più capaci di resilienza, più capaci di preparazione nei confronti dei rischi della fragilità? Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, anche attraverso un finanziamento importante che abbiamo avuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per studiare le fragilità territoriali, ma anche per proporre concretamente soluzioni praticabili, programmi, progetti e politiche orientati a rafforzare la capacità dei territori di risposta alla fragilità. Lo abbiamo fatto quindi costruendo progetti specifici per singoli luoghi, ma anche mappando le diverse forme di fragilità nel nostro paese, cercando di identificarne le relazioni e costruendo nel suo complesso una rappresentazione, un'immagine progettuale di un paese antifragile. Abbiamo sviluppato attività analitiche, ma anche attività di natura progettuale. Lo abbiamo fatto cercando di mettere al centro le interrelazioni fra territorio, paesaggio, economia e società, perché è proprio in questa dimensione che si gioca la partita della fragilità territoriale. Abbiamo in animo di costituire un centro di ricerca qui al Politecnico di Milano che sia in grado non solamente di offrire conoscenze, ma anche di offrire conoscenza utilizzabile dall'ampio insieme di attori, istituzioni, enti locali, associazioni, cittadinanza attiva che lavorano per contrastare la fragilità territoriale. Noi riteniamo che questa sia una sfida veramente importante per il nostro paese, ma anche a scala europea. Per questa ragione, nei prossimi anni ci proponiamo di sviluppare ulteriori relazioni internazionali con altri soggetti di ricerca, università, istituti che lavorano proprio sul tema delle fragilità. E da questo punto di vista pensiamo che questo possa essere davvero un terreno rilevante non solo di ricerca, ma anche di impegno civile della nostra università.